Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere, oggi non sono solo perché ho pensato ad una collaborazione molto particolare, molto speciale dal mio punto di vista, che però non potevamo realizzare di persona. Siamo in compagnia di Francesco. Ciao Riccardo, ciao a tutti gli amici Colors che ci seguono in questo momento. Finalmente, per chi mi segue sul mio canale, mi potrà vedere senza occhiali e senza cappello, così ho svelato i misteri dell'universo, cioè che possiedo gli occhi anche io e anche dei capelli. Allora qualcuno se lo stesse chiedendo. Sì, lui è su YouTube il contenitore di notizie inutili. Vi lascerò il link al suo canale e magari anche alla tua promo se la farai in descrizione. Prima che di entrare nel vivo, ci vuoi parlare un pochino del tuo canale in generale, poi andiamo a bomba con l'argomento. Certo, con piacere, Ricca, senza sovrappormi a te. Il mio canale è generalmente un contenitore di cultura pop, dal cinema al fumetto, miti e leggende, c'è un po' di tutto. Io mi diverto a fare delle ricerche e a parlarne con molta ironia, senza mai prendermi troppo sul serio. Quindi chi viene a visitarlo sicuramente si divertirà e ho la presunzione di, insomma, di insegnare anche qualcosa a mio modo. Oltretutto molto curato nella grafica perché il tuo lavoro, tra Sì, l'altro. esattamente. Diciamo che l'aspetto grafico è curato, però non è la componente principale del canale. Per chi non ama questo tipo di cose, va alla ciccia. Si divertirà a seguirmi nei miei sproloqui perché penso, insomma, di essere un po' di metterci di tanta ironia in questa cosa. Sì, no, riesci Prendendomi troppo comunque sul a serio. personalmente riesci a intrattenermi anche quando lì per lì magari non è una cosa di interesse immediato, per quanto mi Questa riguarda. è una cosa che mi fa molto piacere perché generalmente po posso anche trattare degli argomenti essendo io 50enne, chiaramente molte volte mi trovo a trattare gli argomenti che sono proprio tipici della mia generazione, e parlo di cose, insomma, sempre relative alla cultura pop, dalle serie di telefilm, ai fumetti, alla musica. Allora, io vorrei dire due parole su come mi è venuta in mente questa collaborazione, perché di fatto al paranormale ci sono solo accenni sul tuo canale, non è un argomento così importante, però No, siccome infatti. l'ultimo video che avevo visto, o uno degli ultimi, forse era quello dei... Quando è che ti ho scritto? Era quello dei poltergeist, giusto? O qualcosa del genere. Esattamente, sì. Ecco. Era legato, diciamo, alla leggenda, alla maledizione di Poltergeist del film del 1982, non parlo del remake, che purtroppo si era portato una scia di morte successivamente allo sbarco nei cinema del film. Questo è un mito, una leggenda che è ancora in piedi, anche se non si fonda su delle basi scientifiche, perché la gente a un certo punto della vita muore, a prescindere dal fatto che abbia partecipato ad un film o meno, però dato che molti dei protagonisti del film erano morti successivamente all'uscita, poco tempo dopo l'uscita del film, si è creato questo, Mito. diciamo, questo mito, questa leggenda intorno a questa pellicola qui. E allora ho pensato, ma senza saperlo, ma ho detto magari se porta questo argomento avrà avuto delle esperienze paranormali. Esattamente. Non volendo, le avevi avute sul serio. E quindi, anche se sarà una condivisione tra le mie e le tue, io vorrei proprio iniziare con una tua, la Sì, tua certo. realtà. Guarda, allora io praticamente provengo dall'Italia degli anni di piombo, la prendo proprio da lontana, e quindi negli anni 70 vivevo a Roma. È per questo che poi praticamente ho costruito un canale per il periodo storico soprattutto, anche se ultimamente si sta attualizzando un po' per quanto riguarda gli argomenti. E fin tanto che mio padre e mia madre, che sono originari della Puglia, perché io vivo in Puglia, pur essendo nato a Palermo, non decisero di tornare a vivere a Taranto per ricongiungersi con la famiglia. Quindi io praticamente dal Portuense dove vivevo sono stato trapiantato
come si fa con gli innesti, con le piante, sono stato troppo attaccato a Taranto. E neanche proprio a Taranto, ma in una frazione di Taranto che si chiama San Vito. Per chi conosce le zone sa benissimo di quale zona parlo. E quando ci arrivo io, chiaramente non è come ora, perché adesso la zona ha subito uno sviluppo anche dal punto di vista edilizio, demografico notevole. Invece quando ci arrivo io non c'era tantissima gente, e poi io venivo guardato anche con un po', non con diffidenza, però avevo un accento diverso, strano, rispetto alle persone che vivono lì in quel periodo. Ebbene, arrivai in questa abitazione che all'esterno non aveva nulla di strano, c'era una casa come tante altre. Però devo premettere una cosa: prima di andarci a vivere in pianta stabile, avevamo fatto un sopralluogo lì. Mio padre e mio fratello avevano già vissuto un'esperienza abbastanza strana. Avrebbe dovuto metterci in guardia, perché mentre facevano un sopralluogo e ripulivano la casa dopo la ripitturazione, durante un'operazione di pulizia del battiscopo, mio fratello ha urtato una finestra che si è sganciata dall'infisso e gli è caduta in testa. E, incredibilmente, lui ha subito pochi danni, pochi danni relativamente, ha subito un taglio qui sulla testa. E la scena horror in cosa consiste? Che praticamente si è creato una specie di collare di lame di vetro che componevano la finestra, che fortunatamente non gli hanno tagliato la gola, perché lui ha sfondato il vetro con la testa, e quindi il collare Mamma mia. gli premeva sul collo, ma non ha subito altri danni. Non so se sono stato abbastanza chiaro nella descrizione Sì, dell'incidente. piuttosto chiaro. E questo ovviamente già ci fa capire che la casa non ci stava accogliendo nel migliore dei modi. Era una specie di stalker che ci chiamava, e una volta che rispondevi al telefono, lui praticamente faceva delle voci strane. E per quanto noi fossimo convinti che si trattasse di uno scherzo, comunque rimaneva una cosa impressionante. Lo faceva con la frequenza di una telefonata ogni 2 o 3 giorni, ogni settimana, però non mancava mai di farci sentire la sua presenza. Dopodiché siamo passati a delle cose molto più, come posso dire, tangibili. Cioè, per esempio, mi capitò, l'esperienza che ho vissuto in prima persona, di addormentarmi nel salotto di casa e di risvegliarmi sentendomi chiamare. Quando ho aperto gli occhi, nella stanza con me non c'era nessuno. Questa cosa qui mi mise dei brividi addosso. Io, ecco, per esempio, una cosa di cui ti ho già parlato un po' di tempo fa, in una delle nostre conversazioni private, relativo a no, io durante l'estate soffrivo di insonnia e quindi facevo fatica ad addormentarmi. Quindi, se avessi sentito avvicinarsi qualcuno al mio letto, me ne sarei accorto. Quella notte lì dormivo con la schiena scoperta, mi sentii tirare la maglia. Io dormivo supino, per cui non mi sono accorto se c'era qualcuno o chi fosse. Quindi, da bambino ero terrorizzato e ho piegato quasi mezz'ora a dire un timido: "Mamma, sei tu?" Ovviamente, quando l'ho fatto, non mi ha risposto nessuno. Il giorno dopo, una mia parente che era venuta in visita a trovarci. Ok, Vai, vai. benissimo. Ma Riccardo, prima che il tuo shih tzu facesse irruzione nella cucina, lamentandosi fortemente del racconto che facevo, perché evidentemente era troppo pauroso, mi stavo dicendo che questa mia parente mi raccontò che era stata lei a venirmi a coprire la mia schiena, perché me l'aveva vista scoperta, temeva che io prendessi freddo in piena estate. Quindi questa cosa qui, per quanto mi sembrava una spiegazione abbastanza buffa, la presi per buona. Appena andai via dalla stanza dove si trovava questa mia parente raccontò a mia madre che in realtà non era mai venuta nella mia stanza a coprirmi, ma che invece anche da lei era andato qualcuno a tirarle le vesti durante la notte, quando ho aperto gli occhi nella stanza
Non c'era nessuno. Perché Quindi. poi bisogna sfatare un mito, no? Anche a me, parlando di questo video, hanno detto: ma come, tu non vuoi interagire con le entità incorporee perché hai paura e fai un video sul paranormale? Ma crederci e avere paura possono tranquillamente convivere, quindi Certo, sfatiamo. chiaro. Ma poi penso anche che parlandone si esorcizza il Esatto. problema, la paura nei confronti di queste cose, perché ci si Poi confronta, magari si scopre che. questa in realtà è l'unica mia personale, perché a me, ad esempio, l'idea di avere proprio la prova provata, visto che abbiamo parlato di morte fisica, no? L'idea di avere la prova provata, che comunque si tratta di fatto soltanto di una morte fisica, ma se, specialmente se lo si desidera, possiamo avere dei riscontri che comunque i nostri cari sono sempre con noi, mi ha aiutato a superare una perdita molto importante di 7 anni fa, che è quella della mia cara nonna, e di parlarne senza particolari sconvolgimenti emotivi. Adesso può sembrare che non me ne freghi niente, ma non No, è assolutamente, assolutamente figurati. così. La mia serenità deriva dal fatto di aver capito che c'è in forma diversa, però c'è. Capisco bene, Riccardo, perché tu pensa che io ho perso mio padre, insomma, da tanto tempo e ti garantisco, sono 34 anni, direi, ti garantisco che parlarne ancora mi procura qualche sconvolgimento. Cioè, poi chiaramente uno in qualche maniera metabolizza la cosa perché passano tanti anni, ovvio che. Educati, e l'età invece per contro anagrafica, dove queste impalcature non esistono, è proprio la prima infanzia. E approfitto dell'aggancio alla prima infanzia per introdurre, come faccio sempre, con la stessa esperienza che tu già conosci, alle mie primissime esperienze paranormali. Va fatta una distinzione, che c'è una parte di cattolici che appoggia questo tipo di fenomeni, quindi a volte non vuol dire nemmeno nascere in una famiglia cattolica. Io sono nato purtroppo in una famiglia cattolica che almeno a livello ufficiale non appoggia assolutamente questo tipo di argomento né di fenomeni. Ne consegue che non me ne era stato mai parlato. Io sentivo bussare al muro in questo modo, in un punto dove non poteva per forza di cose esserci nessuno, perché il bagno era ubicato diversamente, la stanza dei nostri genitori lo stesso, non poteva esserci nessuno. È successo un po' di volte, io ogni volta me la facevo in mano, poi evidentemente chiunque fosse ha capito, e non ho avuto assolutamente più nulla che io mi ricordi, perlomeno sino alla bellezza dell'età di 21 anni. All'età di 21 anni è successo che sono appunto peggiorate, per questioni di mera vecchiaia, le condizioni di nonna. Una settimana esatta prima dell'avvenimento mi prende una grandissima rabbia. Però non ci arrivi, non ci pensi, perché comunque era anche un periodo delicato per mille motivi Certo, personali, eccetera, eccetera. come Diciamo se che avessi percepito che stava per accadere qualcosa. Lì per lì ti dici: sarai arrabbiato per quello, però vedevo che proprio non andava via, non andava via, non andava via. Cioè, qualunque cosa mi si dicesse era sbagliata, io capivo B e mi infuocavo subito, più di quanto già non faccia per carattere, almeno un paio di volte in più, ecco. Insomma, per abbreviarla, dopo una settimana un parente prossimo mi invia un SMS dicendo che era passata oltre. E può sembrare strano, uno si può aspettare che io sia scoppiato a piangere, invece no, quella è arrivata parecchio dopo, anche giorni dopo, lì per lì ho provato un gran sollievo. Sì. Però un sollievo che non ho subito ricollegato dal dire: ok, ha smesso di soffrire, adesso è finito. So soltanto che quell'arrabbiatura incontrollata e apparentemente motivata si è risolta. E questa cosa praticamente ha fatto un po' da collante, nel senso che da lì è stato tutto un fenomeno paranormale che non entrerà, cioè tutte le mie non entreranno mai in un video, probabilmente manco Certo, immagino, certo. in una serie. Mi faccio, per esempio, all'ultima, che sembrerà una stupidata, mi devo togliere gli occhiali per inscenarla. Io
Ci sono comunque delle occasioni della giornata in cui mi tolgo gli occhiali. Ero girato così e sento questo rumore. Mi giro e trovo gli occhiali spostati di almeno 2 pollici. Ecco. Da una parte dico ormai mi sono abituato, però dall'altra ci sono i momenti che uno dice che 2 scatole facciamo anche basta. Cioè, Sì, vabbè, senso. sono cose che comunque ti fanno. Non ti fanno stare tranquillo perché comunque ti mettono timore addosso. Allora, sono cose alle quali ti devi abituare, non c'è niente da fare. Per quanto tu Poi possa pensare che sia bello. in realtà qualche volta ne capita una positiva, dico questa e poi iniziamo con le chiose finali perché sennò viene un film. Nel 2016, io ho fatto un sogno che apparentemente non sembrava niente di che a livello di premonizione, perché non era collegato ancora a nulla. Ho sognato di essere ad un concerto degli FL65. Ah, sì. E ho scritto il sogno su Facebook. Quindi mi ricordavo perfettamente la data. L'estate dopo, dell'anno dopo, passeggiando per Grosseto, ho visto l'annuncio di un concerto degli FL65, però non mi ricordavo più ormai assolutamente di questo sogno. Invece ti è stato ricordato da Facebook, Il immagino. concerto, sì, esatto, dai ricordi, il concerto si è tenuto il 30 settembre. Io il 30 settembre dell'anno prima avevo sognato Geoffrey Jay, il cantante degli FL65, riguardando nei ricordi, visto che esattamente un anno dopo dal sogno si è tenuto il concerto. Ma pazzesca questa cosa. C'è un'amica che mi segue sempre, soprattutto su questi video, che sicuramente commenterà, che si chiama Sara, è un canale che si chiama L'Angolo degli Arcani, così facciamo l'ennesima pubblicità, che le ha fatto proprio un corso completo sui tarocchi sul suo canale, carta Ah, per carta. bellissima questa cosa. Poi Quindi, molto seguita, immagino. come? Deve essere molto seguita, immagino, perché comunque è un argomento che interessa tanti. Sui 3.000 iscritti, potrebbe averne anche di più, a mio parere. Così, E a volte poi scritto non fa tanto la differenza quanto le visualizzazioni, Riccardo, perché c'è un sacco di gente che segue i video, pur non iscrivendosi ai canali. L'importante è essere seguiti nei contenuti, ecco. Va bene, noi speriamo di non avervi annoiato troppo, ma al contrario intrattenuto. Vi ricordo di passare dal canale Il Contenitore di Notizie Inutili, gestito direttamente da Francesco. Non vi fate ingannare dal nome perché è tutt'altro che Benissimo, infatti inutile. Riccardo, io ti stavo proprio per dire, sono contento che finalmente abbiamo avuto entrambi l'opportunità di chiamarci per nome, perché molti mi chiamano contenitore, è una cosa che per dirti, fa veramente ridere, però insomma, non sapendo il mio nome, ora lo sanno, sono Francesco. Sì, no, poi io sono un po' spulcione, l'ho scoperto dal tuo Sì, link tu puoi PayPal, no? scrivere, sì. Vi metto, come dicevo prima, anche il link alla sua promo, così vi fate un'idea anche del suo modo di fare video. Vi ricordiamo di iscrivervi anche al mio canale se non siete iscritti. Vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao a Ciao a tutti! tutti, ci vediamo la prossima volta.